Campitelli, andiamo sul sintetico di Campitello, dove i locali cercano il sorpasso ai danni del Gualdo, invece verrà fuori una partita ripresa in extremis quasi dalla squadra locale in maglia scura. Vediamo subito dopo 10 minuti il gol del vantaggio, ma non è del Campitello bensì del Gualdo, con Bellucci che apre dunque le marcature di questa partita. Seguiamo l'azione che si snoda con Mengoni, altro protagonista di questo match, il tocco per Galli, la palla messa al centro, prolunga Ramazzotti, arriva Bellucci sul secondo palo e trafigge il portiere classe 91 Danilo Mancini del Campitello. In vantaggio dunque il Gualdo di mister Balducci, che poi potrebbe addirittura raddoppiare con questa doppia occasione. Bella la parata del portiere locale al 33esimo che sventa la minaccia. Siamo già nel secondo tempo, al primo minuto pareggio del Campitello con Rossetti che approfitta di questa bella giocata sulla sinistra, il pallone messo bene in profondità, esce il portiere, poi la palla che si impenna, l'azione è prolungata da parte del Campitello, il cross messo in mezzo, c'è qualche problema nella difesa del Gualdo per rinviare questo pallone, sembra un assedio a forte apache, poi alla fine mette d'accordo tutti Rossetti e segna il gol del pareggio. 1-1 dunque, gol fortemente voluto dalla squadra di Alberto Favilla. Ma al 26esimo il Gualdo torna nuovamente avanti sui sviluppi del calcio di punizione, il terzino Mengoni tocca sotto misura di testa e trafigge Mancini per il nuovo vantaggio ospite. Al 29esimo c'è un gol annullato al Campitello, calcio di punizione, il colpo di testa di Masci, la palla che si infila in rete, ma l'arbitro aveva già fischiato, lo vedremo poi nella moviola, proteste vibranti da parte di Masci, ma l'arbitro dell'incontro Bertani di Pisa è irremovibile. Continua ad attaccare il Campitello, arriva il pareggio grazie a Barone, eccolo qua, è entrato a gara in corso e al 35esimo fa 2-2 e dunque a questo punto si materializza per il Campitello il pareggio, anche se alla vigilia avrebbe pensato a tutt'altro risultato Favilla e compagni.